Cari amici di All Music Italia, bentornati. Direttore, va bene? No, Virginio, lui mi prende sempre in giro, ma guarda che non è facile. Io ho tanti anni di radio alle spalle, per me il saluto è fondamentale. Vabbè, ma è così, diciamo, va preso per com'è. Io sono più come Maria, buonasera, buonasera, programma iniziato, basta. Ma senti, ma tu come ti saresti, come avresti iniziato? Io come avrei iniziato? No, giusto. No, l'hai chiesto alla persona sbagliata, esatto. Ciao. No, senti, parlando di Cuba Libre, so che da sempre l'aspetto visual è importante nella tua musica e in questo caso il videoclip è particolarmente evocativo. Come è nato e come è nata l'idea e quanto, diciamo, quanto hai contribuito nella sceneggiatura? Allora, in realtà l'idea di Cuba Libre è nata con Alessandro Congiu, che è il regista, e poi abbiamo sviluppato tutta una serie di cose insieme a Paolo, di cui parlavamo anche prima. E diciamo che l'idea era che volevamo fare un video che non fosse prettamente estivo, cioè nel senso discografico del termine. Volevamo in realtà che fosse coerente un po' con tutto il mondo che c'era stato prima, anche rispetto ai due video precedenti, quelli di Semplifica e quello di Rischiamo Tutto, che sono molto urbani, uno diurno e uno notturno. Diciamo che in Cuba Libre, ovviamente, che è un video anche più strutturato, più complesso, no? Abbiamo voluto un pochino metterci dentro tutto quello che ci piace, no? Quindi ci sono dei riferimenti a The Dreamers di Bertolucci, un po' a Ragazzi di Vita, insomma un po' di cose che ci piacciono e che non sono soltanto, capito, prendo la macchina e vado al mare, che tra l'altro è una cosa che mi piace molto e che io però ho anche già fatto nel video di Sale, se non sbaglio, di un singolo di anni fa. E quindi diciamo che ci piaceva questa cosa e il cielo ci ha anche un po' aiutato, nel senso che non era prettamente una giornata di sole, no? Quindi questo cielo un pochino plumbeo, un po' tormentato, inquieto, in realtà sottolinea ancora di più quello che è il senso della canzone, cioè questa inquietudine, lasciala un po' andare, no? E quindi c'è questa scena della festa, è un po' una notte da leoni in un certo senso. No, tu comunque hai citato The Dreamers di Bertolucci, sì. In effetti io trovo molto nella canzone il senso di quel film, proprio perché proprio quell'inquietudine, quella volontà comunque di cambiare, quella volontà di andare oltre, che non è così scontata. Sì. No, infatti diciamo che siamo partiti proprio dal fatto di questi quattro ragazzi, dall'idea di questi quattro ragazzi che si risvegliano la mattina successiva e si risvegliano in situazioni assurde, quindi una ragazza in una vasca con il Cuba Libre, un altro ragazzo è sul letto pieno di piume e si ricordano cosa è successo la sera prima, cioè il senso di tutto questo qual è? Lasciamoci andare, non curiamoci almeno per una volta ogni tanto di quello che poi succederà, capito? E quindi da qui nasce poi tutta l'idea e diciamo che abbiamo curato molto anche la fotografia e tutta una serie di cose a cui io tengo moltissimo e che ci piacciono particolarmente a me, al regista e diciamo a tutte le persone che hanno lavorato a questo video. Molto bene, direttore, lei mai visto The Dreamers di Bertolucci? L'ha visto? L'è piaciuto? Sì, mi è piaciuto. C'erano tanti bei ragazzi. Me lo ricordo per quello, scusa. Ci sarà un motivo per ricordarselo. No, è un bellissimo film, molto esistenzialista, come Virginio. Molto, molto particolare. Molto particolare, sì. Infatti mi ricordo che mi lasciò abbastanza sconcertato. Così. Sì, sconcertato. Non ero sicuro mi fosse piaciuto, ma ero sicuro che mi era piaciuto, era strana la sensazione. Sì, è vero, è così. The Dreamers fa un po' questo effetto. Bertolucci in generale lo fa, Sì, no, è un regista abbastanza particolare. Ma senti, tra l'altro Cuba Libre, torniamo al concetto di leggerezza, di libertà. Io ti vedo molto più libero anche su quelli che da una parte sono la piaga sociale, dicono così, dall'altra in realtà sono uno dei mezzi di comunicazione più importanti, che sono i social, e che oggi sono necessari per la musica, nel senso un artista oggi che non comunica sui social, vedi anche Vasco Rossi che si fa i clippini, i video eccetera, cioè diventa una cosa importantissima. Ma com'è stato il tuo approcciarti piano piano e prendere dimestichezza? Perché adesso ti vedo molto a tuo agio. E te lo chiedo perché tu non sei un artista a cui è un ragazzo a cui piace ostentare. Non a caso
un esempio che dimostra questo è un tatuaggio che in realtà sul petto è fatto all'incontrario, perché tu lo legga allo specchio, che gli altri lo leggano non te ne frega niente, onestamente. Esatto. E questo secondo me è un segno che non ti piace ostentare. Quindi nell'epoca dei social, com'è questo nuovo, questo essere più leggero, farti vedere senza però metterti in mostra esageratamente? Sai cosa? Io ho cercato un pochino di imparare il modo giusto per me nell'uso dei social. Innanzitutto sono fortunato da un certo punto di vista, perché mi piace usare i social, mi diverte molto, e quindi questa è, devo dire, una cosa che va, che mi va a vantaggio. Io sono sempre dell'idea che i social in generale, anche da un punto di vista personale, vadano usati con parsimonia, cioè, o meglio, tu puoi anche postare tutti i giorni, ci sono per me però, per come la vedo io, delle cose che vanno salvaguardate, cioè il mio aspetto prettamente privato, cioè io sui social non racconto mai la mia vita privata, la persona con cui sto, la persona che frequento. Alcuni sprazzi ogni tanto, perché quando mi piace condividerli, perché secondo me hanno senso in quel momento, ma non spiattellando perché devo dare contenuti al pubblico, i miei contenuti. Anche perché la chiusura totale è sbagliata, esatto. Come la libertà totale può qualunque essere cosa che venga demonizzata, cioè voglio dire, non ha senso demonizzare niente, in particolare internet. Chi non capisce l'importanza di internet oggi, ahimè, forse deve farsi due domande, perché è una realtà che ha cambiato praticamente il nostro modo di vedere il mondo. Quindi imparare ad usarlo, essere figli anche del proprio tempo, è fondamentale secondo me. Cioè puntare il dito perché magari ci sono stati degli episodi negativi è come puntare il dito sulla chiesa perché ci sono stati degli episodi negativi, o sulla scuola, o sugli asili. Cioè voglio dire, le cose belle o brutte accadono ovunque, accadono anche sui social. Semplicemente tutte le cose difficili da controllare, il social come ancora di più, grandi organizzazioni come grande cose. Oggi si parla di cyberbullismo, no? Non si parla neanche più solo di bullismo. Perché? Perché i social sono diventati parte integrante della nostra vita. Detto ciò, non puoi pensare di proibire o di proibirti una cosa perché qualcun'altra l'ha usata in modo sbagliato. Impara magari tu ad usarla nel modo giusto e insegna anche agli altri ad usarla nel modo giusto, insegnandola, non mettendoti sulla cattedra, ma dimostrando con i fatti che una cosa si può fare in tanti modi, ma anche, no, in un modo, diciamo, come ti posso dire, equilibrato, ecco. Ma infatti, cioè, tu, come hai detto tu, nel senso, è vero, ci sono episodi di cyberbullismo, però è anche vero che dalla parte contraria ci sono comunque, c'è molta informazione sul bullismo. I ragazzi sui social possono anche chiedere aiuto, se ne può parlare. Cioè, tu stesso, ho letto delle interviste recentemente, hai parlato di bullismo e hai proprio raccontato che quando eri giovane tu, o quando ero giovane io, eravamo vittima di bullismo e non sapevi con chi, come parlarne, perché con i genitori era difficile. Non esisteva la parola bullismo. Non c'era neanche la parola bullismo. I genitori era difficile aprirsi, con gli amici e i compagni pure. Mentre oggi lo stesso social può essere, per artisti come te, una maniera per comunque parlarne. Non a caso tu appoggi anche l'associazione Ma Basta. Sì, sì, esatto, esatto. E quindi tu puoi parlarne e spiegare perché è sbagliato, come chiedere aiuto per chi lo subisce. Dall'altro, proprio per i ragazzi, anche di chiedere aiuto, perché io vedo che a volte lo fanno. Quindi sì, c'è il lato pro e il lato contro. Assolutamente, assolutamente. Diciamo che il fatto che oggi il bullismo abbia un nome è una cosa importante, no? Cioè, nel senso che è anche più facile, significa che è anche più facile individuarlo. Che prima era semplicemente quel ragazzo si comporta male, quel ragazzo è stronzo, piuttosto che oggi è una cosa che si individua, è un po' come il mobbing, no? Che è un'altra parola che non esisteva, o lo stalking. È un pochino lo stesso concetto. Ci sono delle cose che oggi ci aiutano anche a definire, ma non è soltanto per definire qualcosa, ma è per fare in modo che anche le persone che la vivono possano individuarla, no? Identificarla, e questo la rende anche un po' più circoscritta, se vogliamo. Io appoggio l'associazione Ma Basta soprattutto, in particolar modo, perché è fatta da ragazzi, cioè questi ragazzi che sono in questo liceo Galilei Costa di Lecce, tutto è partito da lì, hanno proprio istituito questo movimento. Nel frattempo
siamo nel backstage esterno del Memo, esatto, è passata una moto. Diciamo, hanno istituito proprio questo movimento perché per fare in modo che i ragazzi stessi potessero parlare con i ragazzi, che è una cosa importantissima. Bellissima. Perché sai, andare da un adulto a volte ti mette in difficoltà, ti dà la sensazione come se quasi si stessi facendo la spia o che non ti possa capire. Andare da un ragazzo che ha la tua età e che comunque è pronto ad affrontare quella cosa ti rende, secondo me, tutto un po' più facile. E io che appunto, come ho raccontato in interviste precedenti, ma anche altre volte ne abbiamo parlato insieme, io che l'ho vissuto sulla mia pelle mi rendo conto che non è una cosa facile da affrontare, no? Per un ragazzo non tutti sono forti allo stesso modo, ma soprattutto non tutti devono essere forti allo stesso modo, perché ognuno è fatto... Sì, passano moto, ma è normale, facciamo interviste on the road. No, dicevo... Leggerezza, su. Leggerezza. No scopa. No, diciamo che non tutti hanno il dovere di essere forti, secondo me, che questo mi sembra un concetto fondamentale. Assolutamente. Cioè, nel senso che nel momento in cui tu devi avere la possibilità di sbagliare, devi avere anche la possibilità di sentirti fragile. Perché no? E non c'è niente di male neanche in quello, se no dobbiamo essere tutti dei militari. Invece, secondo me, la natura fa in modo che ci siano delle persone che magari nascono con della forza in più e possono magari dare una mano agli altri. Poi le forze interiori di ognuno sono individuali e soggettive e si sviluppano magari anche grazie all'aiuto di altri, no? Assolutamente sì. Un po' legge della compensazione. Poi ci sono, esatto, quelli che sono forti dentro e sanno resistere a questi urti, al bullismo, eccetera, quelli che sono magari forti fuori. Esatto, che magari sono molto fragili dentro. Dell'essere umano. L'importante è rimanere sempre esseri umani, che questo non è un periodo storico, esatto, molto predisposto per questo. Ma ascolta, rimanendo sulla musica, pensando un po' a tutte le canzoni che hai fatto, ai dischi che hai fatto... Virginio si chiamava davvero Virginio? No, si chiamava Virginio. Si chiamava Virginio, sì. Virginio, lo confondo sempre. Hai fatto Finalmente, hai fatto Ovunque. Se tu c'è una canzone che vorresti andare a pescare e dire ok, questa o non è venuta come volevo che venisse, oppure in realtà va bene com'è, però non l'abbiamo usata nel giusto modo e che secondo te un pochino è... Dici ok, ma questa la vorrei ripescare. Ma allora, ce ne sono diverse in realtà, soprattutto dal primo disco. Mi piacerebbe per esempio ricantare, riarrangiare La neve su Milano, che è una canzone che a me piace moltissimo, alla quale sono molto legato, e mi piacerebbe oggi trasporla in una versione 2019-2020. Magari succederà. Ce ne sono diverse. Penso magari invece a Ovunque, che appunto è l'ultimo album in studio. Lì anche c'è un brano che si chiama Sei, che parla proprio dell'essere se stessi, che forse avrei voluto, insomma, che avesse avuto anche una visibilità, se vuoi, anche legata al mondo della diversità, insomma, a tante cose per cui sarebbe potuta essere utile anche come canzone, no? Diciamo che poi sono cose che si sono andate definendo certo, anche successivamente, no? Certo. Tra l'altro, è quella scritta insieme a Insieme a sempre a Saverio Grandi, okay, e a Cesare Chiodo. Okay. Io da quell'album sai che ripescherei anche Il tempo sprecato, anche sì, assolutamente. Il tempo sprecato, che doveva essere un singolo, ma poi appunto per ragioni discografiche non lo è stato. Però io ci avrei tenuto molto. Quello è un pezzo che mi piace moltissimo. Canzone, sì. Anche secondo quello me. È uno di quei brani che, anche non essendo stato un singolo, però in realtà me ne parlano molte persone, me la chiedono spesso. Se avete sentito, nel frattempo c'era Non voglio mica la luna di Fiordaliso, che è un altro dei pezzi che Virginio vuole reincidere.
Perché il pezzo di Fiordaliso? No. Sì, beh, adesso che hai scoperto queste nuove tonalità della tua voce. Non voglio mica la luna, è un bellissimo pezzo, perché no? No, ma poi hai scoperto queste nuove tonalità, adesso ci puoi arrivare benissimo andare a fare Non voglio mica la luna. Vabbè, ma esiste il cambio di tonalità, te lo volevo dire. No, capì, no, originale, scusa, tanto ormai imparato col prog questo utilizzo della voce. Certo, esatto, esatto. Ma senti, sto nuovo disco invece che ce lo stai a far sudare proprio pesantemente. Pure io lo sto sudando. Come lo immagini? Allora, innanzitutto avrà la forma quadrata di un disco rettangolare o nel frattempo piglierà altre forme? No, allora dovrebbe avere, parlo al condizionale perché dobbiamo capire un attimino, ovviamente finché un disco non è uscito uno si sente sempre, no, che tutto può cambiare. Diciamo che avevo un'idea di questo disco anche sul titolo, sulla tipologia, che fosse un'altra cosa. In realtà nel tempo sono stato folgorato da un'altra idea che mi piace moltissimo, mi piace molto di più, secondo me è più adatta anche a questo progetto, e credo che sarà diviso in più parti. Adesso sicuramente una prima parte verrà fuori insomma in autunno e inverno, come ci stiamo dicendo, un po' come la moda maschile, però si porta dentro un po' di cose questo disco qua, si porta dentro sicuramente questi singoli e altri brani che sono un po', fanno parte un po' di questo mondo nuovo e anche un po' elettronico che sto esplorando e che mi piace tantissimo, ma dentro ci sono anche dei brani importanti, le cosiddette ballad, che mi hanno sempre un po' contraddistinto. Anche perché lo sai che se ogni tanto non diventi triste, poi dopo un po' cioè, te vogliamo anche vedere triste. Ci sono, quelle ci sono indubbiamente. Ti schiacci i piedi, faccio qualcosa io, non lo so. Ci sono indubbiamente, e non vedo l'ora, anzi, che di poterle tirare fuori, perché sono delle canzoni importantissime che nell'arco di questi anni per me sono diventate importantissime, e veramente sento anche io il bisogno di pubblicarle, di renderle un po' amiche di tutti, diciamo così. Io direi che adesso, visto che abbiamo parlato di ballad, ci fai sentire ad occhi chiusi. Molto volentieri. Okay. Teletrasporto. Via. Stavolta sarò io a non voltarmi mai, a fingere che tu non ci sarai. Ad occhi chiusi.
torniamo, ci siamo riteletrasportati. La mia domanda è riguardo il 2020. Aprendo il Music Italia, qual è la notizia riguardo la tua musica che vorresti leggere? Bah, sai, ogni artista vorrebbe, no, che aprendo All Music Italia, ad esempio, la sua musica, no, fosse riconosciuta nel modo giusto, ecco. È una cosa a cui tengo molto questa, cioè il fatto che sia compreso il fatto che, come ti posso dire, sai, quando fai televisione, quando fai determinati percorsi, ci sono anche un po' delle visioni che le persone hanno di te non sempre corrette. A volte sì, ma a volte un po' meno. E quindi io lavoro tanto su questa cosa, perché per me la musica è una cosa fondamentale. E quindi voglio che... pretendo anche da me stesso prima di tutto, e poi lo spero sempre nelle persone, che venga compreso il fatto che quello che faccio è autentico, no? e che ha la sua importanza, non solo come ti posso dire, musicale, ludica a volte, ma anche proprio sociale sotto certi punti di vista. Sociale nel senso che, adesso forse sto usando dei paroloni, però sociale nel senso che le persone possano usare queste canzoni proprio nel senso pratico, per renderle qualcosa che le cambia. Bello. Un po' complicato, ma forse bello. Posso dire ci sta? Puoi dirlo. Ci sta. Ci direttore, siamo, ci siamo. O ci siamo, ci siamo. Grazie. Io pensavo che volesse leggere Virginio intervista Massimiliano Longo, vedete, non ci azzecco mai. Allora, visto che hai fatto questo discorso qua, io l'avevo tenuta come ultima domanda, però è una cosa che ci tengo molto. Come avrai notato, a parte forse una volta che è venuta fuori la parola, in questa intervista lunghissima io non ho mai citato Amici, e non perché c'è nulla contro Amici. È stata una tappa importante del tuo percorso. Assolutamente sì, lo rifarei oggi. Hai tanto Amici, ed è un diciamo che è un traguardo importante. Sì. Però oggi, forse anche grazie alla televisione, a me non piace associare una persona, cioè se uno ha vinto Amici, ok, bisogna sempre dire che lui è il vincitore di Amici. La televisione ha cambiato tante cose nella percezione della musica, nella percezione di quello che è il successo. Oggi se non ti vedono in televisione ogni 2 mesi, ma non fai più musica. Cioè, proprio questo capita anche ad artisti che hanno 20 anni di carriera. Io mi trovo a parlare con loro, mi dicono: non appaio più in televisione, mi ferma la gente. Quando torni a far musica? Ma io faccio concerti 30 al mese. Capito? E io c'è una cosa che ci terrei a dire, nel senso, io credo che in realtà tu a un certo punto tu sei un cantautore. I cantautori hanno un altro modo di approcciarsi alla musica e vivere la musica rispetto magari agli interpreti, perché il cantautore deve sentire l'esigenza di scrivere, ha delle tempistiche diverse, e non è un caso secondo me che dai talent show i cantautori comunque sono usciti pochi, ce ne sono pochi, sono molti più gli interpreti, quindi c'è una tempistica diversa. Io credo che tu a un certo punto ti sia trovato di fronte a una scelta, se seguire i tempi che aveva la tua musica o seguire i tempi che giustamente un talent show invece ha, certo, per i suoi, certo, artisti, certo. Hai scelto quella di seguire te stesso. Sì. E sta cosa io ci terrei, perché sai, tante volte si dice: ma Virginio rispetto magari ad altri vincitori di Amici lo vedo meno. E invece io ci tengo che questa cosa si sappia, che è stata proprio una scelta volontaria di dover lavorare su te stesso, sulla tua scrittura, sulle tue canzoni. Se tu avessi seguito magari il percorso Amici, ti avrebbero affidato pezzi di altre persone, saresti uscito più velocemente, avresti coscritto con altre, però non erano i tuoi tempi. Sai, io non lo so che cosa sarebbe successo. Diciamo che a un certo punto ho sentito anche l'esigenza di fare determinate scelte anche, come ti posso dire, seguendo un po' quello che era la mia sensazione personale, ma non perché fossi indotto a scegliere delle altre cose, ma semplicemente perché la televisione, come dicevi giustamente tu, segue delle dinamiche che magari
non sono propriamente adatte alla personalità di tutti, no? E dei tempi anche. Dei tempi, assolutamente. Uscendone uno già l'anno dopo, ovviamente, questo ti obbliga magari a andare più veloce a fare un secondo disco, sì, quindi ci sono delle tempistiche molto... Io ho deciso a un certo punto che il mio percorso doveva essere principalmente con la musica, parlandone, capendoci e tutto, però il mio bisogno principale è stato questo, e sono d'accordo con te che a volte magari le persone, se non ti vedono in televisione 24 ore su 24, pensano che tu non stia facendo niente, ma è un po' anche come i social, no? A volte sembra che se non posti, capito? Per un giorno, oddio, dove sei? Sembra che ti sei preso una vacanza, no? Magari una anche pausa. Vabbè, magari come la Pausini che si ferma due anni per fare un disco, riposare un attimino, lavora. Però lavora scrivono tutti i giorni, i giornali titolano Laura Pausini ferma due anni, se lo facessero loro un disco in cinque mesi. No, cioè. esatto, però diciamo che questo è stato il mio percorso personale e continua ad esserlo, con tutte le, come ti posso dire, con le responsabilità del caso, però io mi sono reso conto che non avrei potuto fare altrimenti, cioè io c'ho sempre questa immagine, no? Che se mi trovo nell'ascensore con Neil Young un giorno, io voglio essere fiero anche di quello che sto facendo, di quello che ho fatto, e non voglio pensare oddio che imbarazzo perché ho pubblicato quella canzone che non mi appartiene, no, invece io voglio essere coerente con me stesso e con quello che faccio, perché non posso fare altrimenti, cioè non è un gesto eroico, ci tengo a sottolineare questo, non è che faccio l'eroe, coerenza con se stesso, non potevo fare altrimenti, non posso fare altrimenti, e quindi seguo quello che è il mio istinto, come ho sempre fatto, semplicemente. Ma sai, questo il problema è se uno ha rimpianti, tu non hai rimpianti, sei uno che si vede e si sente quando parli che non hai rimpianti, magari il problema diventa quando uno magari prende alcune scelte e poi magari lo rimpianti e dice forse se facevo così a quest'ora, no, tu non, invece allora, sei fiero del tuo percorso. Assolutamente sì, nella vita questa cosa può succedere, però l'importante è che sia un momento, capito, perché i momenti di difficoltà ce li abbiamo tutti, è normale che sia così. Però se tu hai costruito la tua strada con le tue radici e continui a farlo, e hai persone, soprattutto, questa è una cosa fondamentale, hai persone a fianco che credono in te, credono in quello che stai facendo e lavorano con te spalla a spalla 24 ore su 24, questa è una cosa, è un dono, è un regalo, e è anche quello che io ho sempre desiderato, e quindi non potevo chiedere di meglio. Bene, quindi ottima risposta, bravo. Grazie. Se ti trovi nell'ascensore con Neil Young, però sì. Tu avresti voluto scrivere Green Eyes dei Coldplay. Anche con Chris Martin, insomma. Come mai avresti voluto scrivere proprio quel pezzo? No, diciamo che a quella canzone io sono molto legato per cose che mi sono successe tempo fa, positive, belle, quindi ho dei ricordi bellissimi su quel brano, e poi era in un momento molto complicato della mia vita e mi ha confortato enormemente quella canzone, perché poi aveva, io ho sempre avuto il mio gusto musicale molto preciso, e quella canzone rispondeva a tutti i canoni che per me doveva avere una canzone in quel momento, no? E quindi quando è arrivata per me è stato un'esplosione di gioia. E l'altra invece è Blue Note. E l'altra è Blue Note di Carmen Consoli, sì. Blue Note di quella Carmen piace Consoli. Particolarmente, ci ho fatto dei pianti assurdi, anche senza motivo, però soprattutto beh, nella è ancora versione più bello quando è così, perché significa che anche se non stai vivendo quella cosa, la canzone è talmente forte che te la trasmette. E ti trasmette quella. Tra l'altro la versione live registrata al Teatro di Taormina, secondo me è ancora, ancora più bella, con sono quei perfettamente d'accordo. Lì è struggente, è stupenda, proprio. È stupenda, ancora più bella dell'originale, che è bella, però è molto più cruda, invece quella all'anfiteatro. Cos'era l'anfiteatro e la bambina impertinente, sì, se non sbaglio, sì, l'album quello lì. Ma tu sai che tra quella canzone era stata scritta per Tosca? Davvero? Fu scritta per Tosca, che poi non la cantò, non la incise, la madre della Consoli gli disse incidila tu, non darla a qualcun altro, doveva essere cantata da Tosca e presentata a Sanremo. A volte le canzoni fanno dei giri immensi. E alcune, cioè, è giusto che rimangano invece dove devono essere, perché sì, con la voce forse di Carmen c'ha quella marcia in più. Sì, è così. Però tu ascolti queste canzoni e poi però mi canti sempre Alleluia nei live, perché? Perché per me Alleluia è diventato
un portafortuna, cioè è un modo per anche un attimo per entrare in contatto. È una canzone molto particolare, riesce ad entrare in contatto con le persone in una maniera quasi trascendentale, non so come dire, quasi sacrale. Ma guarda, anche con persone che siano della religione, esatto, che siano religiose o no. Poi in realtà questa canzone non è assolutamente un brano religioso, no. E quindi è così insomma, è un mio portafortuna personale. Ok, e quindi mo ce la fai sentire al pianoforte, ovviamente. Sul teletrasporto? Vai, teletrasportati l'ultima volta. Cerca di portare anche Zani questa volta. Prova tipo Star Trek. Tocchiamoci così, andiamo. Vai. Tutti. Uno, due, tre, via. Secret coin, the dead blade, and it pleased the Lord. But you don't really care, music to you. Well, it goes like this: the fall, the fear, the minor falls, and the major lift above what king. Composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bending on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips, she drew the hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on a marble arch, but love is not a victory march. It's a cold and it's a broken. Oh,
Virginio, è terminato questo nostro appuntamento, però devo dire questo che ci siamo... breve appuntamento insieme, ecco. Però abbiamo parlato di musica, infatti, abbiamo riflettuto. Mi avete fatto un regalo grandissimo, io sono felicissimo. Non, come hai visto, non smetterei mai di parlare. Ma se vuoi ricominciamo... Va bene, volentieri. Tanto tra un po' uscirà questo disco, insomma, quindi ci rivedremo sicuramente. Sì. Esatto. Ma poi ci sono degli argomenti più piccanti che il direttore vuole sempre toccare. Aia. Ma non è vero, anzi, guarda, io ricomincerei l'intervista alla fine. Finirei ricominciandola, così entriamo in un loop infinito, sì. fine inizio come piace a David Lynch, dicendo che è uscito Cuba Libre, e quindi parlaci di Cuba Libre, e annuncia tu che c'è Cuba Libre. Adesso c'è Cuba Libre, ma in una versione particolare. Adesso sì, perché ricominciamo con l'intervista, ripartiamo dalla prima parte. Noi la troviamo in store di musica digitale. Esatto, dappertutto, praticamente in streaming, c'è il video su YouTube, insomma... condividiamo, la facciamo, insomma, ecco. Ma come dicono i rapper oggi, fuori ovunque. Fuori ovunque, fuori ovunque. No, dai, è presuntuoso, però è così, è fuori, fuori ovunque. Fuori ovunque, anche su Marte. Esatto. Grazie mille, posso grazie dire buona a te, musica, grazie direttore? Grazie a voi. Ma se io ti dico buona musica, tu cosa pensi? Lo pensi buona come musica? Un augurio oppure come una presa in giro? Il direttore dice, no, ma sembra una presa in giro, no? Ma no, io come un auspicio che ci sia buona musica, sì. No? Vediamo come sta Andrea Raimondo, io non dico che... Dico che sembra veramente tipo quelle radio degli anni 90 che facevano questi slogan così. Guarda che adesso vanno un sacco di moda gli anni 90. Vedi che tornano di moda. Sì, io sono sempre di moda perché non sono degli anni 90. Però Virginio ha colto nel segno, anche perché è un auspicio che ci sia sempre la buona musica da ascoltare. Che sia buona musica. Che sia buona musica. Ciao. Esatto. Mi alzo e comincio a girare tutto. Giuro sull'ultimo Cuba Libre. Le mie paranoie saranno andate. Parlo più forte di te, sui pezzi di un'altra estate. Giuro sull'ultimo Cuba Libre. Le mie paranoie invece ascoltate. Parlo più forte di te.